Ciao e benvenuti a questo nuovo video della comunità Open Bench Italia. Oggi voglio parlare di un motore di ricerca, DuckDuckGo. Perché voglio parlare di DuckDuckGo? Perché penso che sia molto interessante e perché penso che sia fondamentale alternarsi e non utilizzare sempre lo stesso motore di ricerca. Quindi, sappiamo che comunque i motori di ricerca adesso facilitano molto la diffusione dell'informazione, quindi è utile conoscere qualche trucchetto che possono facilitare proprio la nostra ricerca. Quindi, come prima cosa, sapere quello che vogliamo cercare. Allora, abbiamo piccoli trucchetti. Abbiamo un sito, vogliamo sapere come va l'indicizzazione, tutto il resto. Allora, andiamo qui e vediamo come siamo messi. Questo tipo di trucchetto può essere visionato anche in molti altri motori di ricerca, lo dico perché è così. Allora, vedete, si sembra che non è così che io sto dicendo delle gran cavolate, però questo di qui, questo URL, ha come base casa.it. Ora possiamo prenderne un altro per vedere se sto sbagliando, sto dicendo vero, ma è un comando che secondo me porta dei risultati interessanti, soprattutto se avete un blog o un sito, oppure soltanto per curiosità, perché alla fine la curiosità è quello che muove tutto, insomma. Vedete, ciò.it, 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 perfetto, e possiamo sapere i nostri URL, tutti i risultati. Perfetto, e questo di qua è un piccolo trucchetto. Ora, facciamo finta di dover trovare determinate parole nel senso chiavi, cioè a me interessa trovare queste due parole chiave precise, così come sono. Allora, inseriamo una parola chiave, per esempio cucina, piccante. Metto gli apici. Gli apici dicono al motore di ricerca di trovare quello che effettivamente noi vogliamo cercare. Preciso, in modo perfetto, almeno così dovrebbe essere. Vediamo i risultati. Vedete che effettivamente me la trova precisa come io gli ho detto. Non andiamo troppo in alto, troppo in basso, saliamo un pochino e ritorniamo al nostro motore di ricerca. Quindi è un trucchetto che può farci comodo. Un'altra cosa, per esempio, vogliamo trovare dei formati PDF, dei formati doc, o specifici formati con determinate parole chiave. Non lo so, per una ricerca, soltanto per informazione personale, oppure per creare, non lo so, dei documenti e quindi una si deve informare e deve trovare determinati argomenti. PDF. Io preferisco il PDF, ma anche un doc, qualsiasi altro tipo di formato che mi interessi. Allora, e ci mettiamo, che ne so, urbana. Ora dovrebbe trovare un formato PDF, poi volendo possiamo sostituirlo con doc, con urbano, ecosistema urbano. Vedete, tariffa, urbano. Questo di qui sembrerebbe non PDF, però secondo me se ci clicco è PDF. Controlliamo anche per vedere se ci sono delle piccole, magari poi voglio dire, non è che sia il motore di ricerca che io posso sbagliare. Però effettivamente è un PDF, non sembrerebbe a livello di formattazione perché vedete qui che c'è scritto, però è un PDF. Quindi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Infatti ogni singola ricerca che ora voglio dire, non è che mo ci cambia nel mondo, però ha bisogno di un obiettivo. Poi per esempio dovete andare in gita, dovete andare il prossimo weekend oppure fra 2 giorni a Milano e non sapete com'è il clima, allora dice vabbè, oppure dovete proprio fra 3 ore andare a Milano e volete capire se effettivamente com'è il clima, come non è il clima. Allora mettete wait, ammetto non funziona, vediamo se in inglese funziona, perché essendo comunque azienda essere, potrebbe essere, infatti vedete che funziona. Anche qui vedete che c'è pure il fatto che si può scegliere tra Celsius oppure Fahrenheit. Ok, perfetto.
Benissimo, a 56 gradi, perfetto, è nulloso, quindi andiamo a tirare su, che è meglio. E quindi sono dei trucchetti che possono migliorare la nostra ricerca. Ora adesso qui voglio parlarne di altri che sono veramente interessanti. Allora, iniziamo, che almeno io non so, da 10 minuti che li leggo, non li conoscevo, quindi spero vivamente che vi siano d'aiuto. Allora, coupon. Quindi praticamente riusciamo a trovare dei coupon, per esempio Samsung, poi possiamo metterci, che so, pizza, ci possiamo mettere altre cose. Se la categoria probabilmente sarà vuota, non comparirà, perché ci sono state delle ricerche di alcune persone che non davano risultati, ma probabilmente perché non ce n'erano. È interessantissimo. Poi un'altra cosa che riesce a fare questo motore di ricerca, che secondo me è veramente figo. Ora andiamo a Bitly. Tutti voi sapete e conoscete Bitly, che è un short URL, quindi permette di creare dei piccoli URL da uno gigante enorme. Solitamente vengono utilizzati per questo motivo, perché voi immaginate un URL di, che ne so, di 20 di lungo 20 caratteri, è gigante da ricordarsi. Io adesso sicuramente non utilizzerò, potrei utilizzare un altro URL, perché diciamo che questo di qui adesso non ha molto senso farlo, però noi stiamo facendo un piccolo esempio. Non mi sta andando di trovare URL, scusate, giganti. E allora noi ora lo copiamo e questo comando di questo, diciamo, motore di ricerca permette di conoscere il sito che ha generato, cioè, che nel senso, il sito primario. Non ci dice qual è il sito del URL che ha generato, ci espande l'URL, dice che effettivamente questo di qua corrisponde a facebook.com, e voi potete dire che effettivamente è vero. Quindi funziona, e secondo me questa di qua è una delle figate tra coupon, expand, e ora ve ne dico altre. Questa qua invece è molto divertente, che possiamo usare il nostro cronometro. Vediamo se è vero. Che figata. Iniziamo. Andiamo là. Stoppiamo. Reset. Figo. Carino. Possiamo trovare delle luci da ad random, tipo una password. Noi diciamo password 10, oppure mettiamoci 9. Strong dovrebbe darci a random. Ecco, vedete? Ci dà random password di 9 caratteri, perché noi abbiamo detto 9. Ora vogliamo vedere, aspettate un minuto, se ci diciamo 20, vediamo se ce ne dà pure, oppure se c'è un limite. Che ne so, io voglio una password fortissima, che tu dici nessuno potrà mai. Ok, vedete che figata, questa è un bellissimo strumento, perché noi stiamo dicendo dacci una password di 20 caratteri molto forte. Quindi questa di qua dice è molto forte, quindi è molto sicura, e potete utilizzarlo per registrarvi in determinati posti, per essere nettamente sicuri, insomma, di avere. Cioè, certo, ovvio, posso dire che questa parte è fighissima, però è difficile da ricordare. Ma comunque è interessante. Un'altra cosa, possiamo trovare le definizioni, che ne so, cultura, ma è ultima, ma non per importanza, il bang. Vedete? Se noi facciamo punto esclamativo e mettiamo, possiamo scegliere prima di tutto tra, vedete, questi siti, ma ce ne sono molti altri, quindi Wolfram lo conoscete, questo di qua è anche un altro motore di ricerca molto interessante, perché soprattutto per quanto riguarda matematica, quindi equazioni proprio a livello matematico, è fighissimo. E poi ne parleremo prossimamente. Fateci sapere, soprattutto se volete che noi parliamo di questo motore di ricerca.
Reddit, perché io adoro Reddit, quindi lo seleziono e gli metto open source, perché adoro anche queste parole. E quindi vediamo che cosa succede col banker. Lui ci l'indirizza sicuramente su Reddit e ci dà come parole chiave quello che abbiamo cercato anche su DuckDuckGo. Vedete qui? Perfettissimo. E siamo indirizzati su Reddit e abbiamo trovato open source. Questo era l'ultimo trucchetto che io penso sia poi figli, cioè nel senso fondamentale, proprio la chicca sulla torta. Come tutto il resto, però questo di qui mi piace nettamente perché mi piace proprio che condivido il concetto di unire, come per dire, la nostra ricerca sì è utile e bella, però se volete noi vi possiamo far trovare in altri siti che sono Reddit, Wikipedia, Wolfram, Google, Bing, insomma tutte altre cose. Quindi l'informazione non è singola, è come ogni cosa, non usare soltanto un motore di ricerca, ma non perché, lo dico, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma non lo dico perché non ci sono validi motori di ricerca, anche avere più informazioni differenti è meglio, così possiamo catalogare meglio e crearci una nostra informazione e prendere in considerazione entrambe le fonti, tipo che ne so, DuckDuck, Bing, Google, e ne prendiamo altri motori di ricerca che ce ne sono molti, anche pure non tanto conosciuti, però che hanno delle funzionalità bellissime, stupende, utilizzare tutte queste informazioni e confluirle in una e crearci la nostra formazione personale. Con questo vi saluto, una buona giornata e ci sentiamo prossimamente con un prossimo video.